Salve a tutti, siamo arrivati in campagna elettorale. Ieri sono state sorteggiate le liste e Fontenuova è nostra e al numero 5. E anche al numero 5 sono io come candidato sindaco. Dico sindaco perché in realtà è il ruolo istituzionale che mi interessa sottolineare, anche se logicamente sarà, nel caso di attestazione della sottoscritta, un comune al femminile, perché io sono l'unico candidato donna. E questa è una grossa opportunità per Fontenuova, perché voi sapete che la visione della donna, anche se può sembrare un pochino presuntuoso, è un attimino più allargata. Abbiamo messo su una squadra di cittadini comuni capaci di cogliere tutti gli obiettivi che necessitano al territorio. Abbiamo delle grosse competenze, abbiamo degli avvocati, degli psicologi, abbiamo un sociologo che ha stilato un questionario che è stato distribuito alla popolazione e che sarà oggetto di quella percezione che voi stessi e io abbiamo del territorio. Quindi faremo, diciamo, una sintesi di tutte le necessità di cui dobbiamo trovare appunto soluzione. Poi abbiamo urbanista, abbiamo un architetto per quanto attiene i lavori pubblici. Abbiamo anche ovviamente le competenze di chi si occuperà di bilancio e chi darà gli atti di indirizzo di bilancio, che è un fiscalista. E quindi chiaramente oltre ai cittadini comuni, oltre ai cittadini che sono in grado comunque, perché abitano qua da sempre, di capire quali sono le necessità del territorio, noi come vedete abbiamo messo su nel nostro piccolo delle piccole e grandi competenze, perché sono in grado di stabilire quella che si chiama squadra per poter arrivare all'obiettivo. Allora, noi adesso partiremo con l'esposizione del programma in svariati appuntamenti anche presso Iccoradio. Il prossimo appuntamento sarà venerdì prossimo alle ore 17, dove parleremo diciamo, di tutto quello che attiene la questione fognature, reti idriche, ACEA e anche la questione spinosissima dello SPRAR che sta per arrivare a Fontenuova. Quindi questo è il prossimo appuntamento che vi do e a cui ne seguiranno altri. Rimanete collegati sulla nostra pagina, Fontenuova è nostra, e lì avrete curricula, informazioni e tutto quanto attiene alla nostra lista. Noi ci rivolgiamo ai cittadini come noi. Se è il momento di cambiare, di non votare i soliti noti, di non mettere a sedere in assise sempre le solite persone che comunque hanno ingessato a quanto pare il territorio negli ultimi 10 anni, è arrivato il momento che i cittadini di Fontenuova si diano una opportunità e la diano anche a noi di dimostrare che noi non facciamo solo dissenso, ma noi costruiamo progetti concreti, andiamo ai fondi europei per poterli realizzare. E ci impegniamo da cittadini che vogliono continuare a vivere qui in maniera ancora migliore e dare un futuro ai nostri figli e ai nostri nipoti. Se voi pensate che siamo pronti a questo scatto d'orgoglio, dateci una mano e sosteneteci. Grazie, rimanete sintonizzati con Fontenuova è nostra. Arrivederci a tutti.